Venezia al centro del mondo anche dal punto di vista culturale, questi passaggi con Elton John hanno avuto notevole successo in tutto il pianeta, ne se ne è parlato. Noi siamo andati a sentire cosa ne pensano i mestrini veneziani della questione dei libri gender. Si è parlato di questi libri gender tolti dalle scuole, c'è stata tanta polemica. Secondo voi chi è che deve decidere su questo? Gli insegnanti o i genitori? Ma i genitori, insieme anche gli insegnanti in realtà, perché io non la trovo una cosa così scorretta, così brutta, insomma. Sempre solo i genitori. Suppongo che un genitore è responsabile per l'educazione, quindi un professore o un insegnante può proporre qualcosina, insomma, un genitore decida alla fine che cosa e quale linea seguire. Penso che sia stato giusto toglierli dalle scuole. Però comunque non essere contro l'omosessualità in nessun modo. Sono un'insegnante, quindi ha preso proprio la persona giusta. Quindi è favorevole in questo caso a quello che è stato fatto dal comune di toglierli, diciamo, dall'imposizione nelle scuole? Sì, e spero che ci sia man ferma sempre di più e che sia Venezia un monito per l'Italia intera a questo riguardo. Ecco, ovviamente lo specifichiamo, non è un campione Sì, no, per pensato, carità, non ecco. esageriamo, che non mi diano troppa ragione. Ecco, Però bisogna dire capita questo, che no? c'è qualcuno che è d'accordo. La realtà è che noi non abbiamo fatto nessuna azione d'imperio. Allora, intanto per cominciare, chiariamo la storia di Elton John. Elton John semplicemente mi ha diffamato. Ha usato due epiteti che poteva evitare. Si potrebbe fare le famose cause legali. Non serve. Quello che è importante dire è che lui, omosessuale riconosciuto, eccetera, eccetera, si è permesso di, a parte offendermi, dico a parte nel senso che da lui sono medaglie di merito dal tuo punto di vista. Il problema è che è intervenuto senza saper nulla. È intervenuto in maniera sguaiata, sicuramente con delle cose che gli hanno riferito, perché in maniera superficiale, acclarandosi che cosa? Cioè perché la voce di Elton John doveva essere migliore di altri? Questo è un bravissimo cantante, ma non è detto che sia per forza una persona particolarmente intelligente. Perché motivo è importante? Perché dice Elton John ha una casa a Venezia, è per quello che io poi ho risposto. Allora guardi, facciamo così. Siccome questo non viene da 3 anni a Venezia, cioè l'idea che uno abbia una casa a Venezia, che gli dà diritto di offendere la gente che ci abita? Questa è la questione. Allora ho detto, scusa, facciamo così. Se proprio ami questa città e poi entriamo sui libri gender e sulla questione invece che attiene più all'azione dell'amministrazione a Venezia, che non è dove vive lui, tra l'altro, che ci metta le risorse. È un uomo importante del mondo. Se dice di amare Venezia tanto da preoccuparsi di quello che fa un povero sindaco che lavora, tra l'altro, senza percepire neanche lo stipendio per salvare questa disgrazia, da cui lui invece viene a divertirsi e fare, dico, ci aiuti, No, lui tiriamo ha fuori i fatto soldi. nel Ha fatto un passato, no? concerto, no, ha Perché... fatto un concerto. Dopo allora qualcuno, mi pare di Nuova Venezia, abbia detto no, ma lui ha messo milioni. Ho detto no, non ha messo milioni, perché io ero nel consiglio di amministrazione della Fenice, perché io sì ho messo i soldi, Luigi Brugnaro ha messo i soldi. E io non mi ricordo di aver visto soldi di Elton John dentro. Allora questi qui, po' di bufala che hanno detto prima, ho detto no, ha messo milioni. Ho detto mi dite dove? Sparita la notizia. Non hanno detto scusa, abbiamo sbagliato, abbiamo fatto la fregnaccia. I due concerti che ha fatto, ne ha fatto uno alla Fenice e uno in Piazza San Marco, e io voglio andare a verificare. Hanno detto, no, effettivamente abbiamo controllato, sono stati 400.000 euro. Tu capisci che da 400.000 euro a parlare di milioni la questione è molto diversa. Le risorse non sono una roba da poco. Detto questo, non è perché uno mette i soldi e può parlare delle cose. Io l'ho voluto dire perché spesso a Venezia c'è gente che millanta questa grande disponibilità e generosità nei confronti della città che non è mai stata verificata. C'è gente che fa tanto l'eroe a Venezia, non ci ha mai messo una lira o poco, fanno le feste di beneficenza, non resta niente. Voglio vedere, andiamo a vedere i conti e vediamo realmente tutti questi amiconi, spesso che tirano fuori sempre quando c'è da togliere lavoro a Venezia, quando c'è da chiudere le navi, allora fanno i grandi proclami, si presentino allora con alternative, ci facciano un bel concerto che ci lasciano, dice guarda io le navi non ce ne frega niente di 5.000 posti di lavoro, per forza non abiti qua, non hai mica i figli che ci lavorano qua. A me interessa è come. Abbiamo fatto una campagna elettorale, siamo andati a votare, abbiamo deciso che le navi vanno alla marittima e fanno il giro che ho detto io. Cioè passano per Malamocco, fanno il canale di Petroli, la variante, le Trezze, Vittorio Emanuele, vanno alla marittima. Abbiamo votato, signori, si chiama democrazia, appunto, si fa così. Cioè non esiste altro, non c'è un'altra possibilità. Perché le persone, se no, credi che siano imbecilli, noi siamo persone che rispettano le leggi, ci siamo candidati, ci siamo fatti le nostre discussioni, le persone hanno pensato, abbiamo deciso così. Per il gender abbiamo detto la stessa cosa in campagna elettorale. C'è una teoria più o meno dichiarata, c'è chi adesso dice che non è vero, che non c'è, tutte questioni che restano comunque sempre molto sul vago. Una persona che si chiama Kabila Seibezi, che si è presentata correttamente all'elettorato
e ha preso 0,3% dei voti, cioè il nulla, continua a pontificare e a diffamare la città in tutto il mondo, scrivendo che avremmo tolto i libri che lei aveva messo. Lei ha inserito dei libri, attenzione, non nelle biblioteche, perché quelli noi non li abbiamo tolti, noi non abbiamo tolto niente, abbiamo tolto dalle scuole dove ci sono bambini di 3 anni, li abbiamo tolti non 49 libri, ma abbiamo contestato, sono una decina di titoli, una decina, non i grandi capolavori che la gente pensa, sono delle idee legittime che io assolutamente non concordo, io, ma dovremmo chiedere ai genitori qual è l'educazione, dove fanno vedere, fanno vedere queste immaginine, che fai vedere, perché sono immagini, due mamme, due papà, vedi questi due animaletti vestiti da femmina o da un maschio, a seconda, con scritto i due papà, le due mamme, questa è l'idea. A un bambino di 3 anni che non ha questo tipo di necessità in quel momento, non è che lo aiuti nella sua chiarezza. Allora dico, queste cose le puoi fare a casa, le può decidere il genitore, le può decidere. Io comune, per fare questo, devo fare una grande discussione pubblica. La signora Seibezzi non l'ha fatto, ha inserito in maniera, secondo me, assolutamente nascosta, assolutamente non corretta, ha mandato di autorità questi libri sulle scuole, sulle classi di bambini di 3 anni dell'asilo, e io con la stessa autorità li ho tolti, semplicemente questo. Adesso decideranno, faremo passare questi libri in una commissione che li vedano, vogliamo, e questo dibattito che viene fuori ha aperto anche altre questioni, per esempio l'utero in affitto, altro tema importante che il signor Elton John non ha voluto affrontare. L'utero in affitto vuol dire che io, che pago, il signorotto famoso ricco, paga una donna povera un utero suo, cioè la sua persona, inserisco un seme, non si sa di chi, magari scelto su un catalogo o non lo so come, e quella donna porta in grembo un bambino per 9 mesi. Poi non si capisce, firma un contratto, scusate, e tu dopo 9 mesi gli porti via il bambino. Ah, c'è una piccola clausola, che se il bambino è down non viene ritirato. E resta la mamma. Ci sono tante cose. Io mi sono opposto a questa roba qua e ho scatenato l'ira di Dio. Tant'è che sabato la comunità omosessuale, non capisco cosa c'entro io con gli omosessuali, non ho detto mai niente di nulla contro la questione degli omosessuali. Non ho mai detto, continuo a confermare, ho un sacco di amici omosessuali. Io non sono omosessuale, scusate, però non ho nulla da dire sulle scelte omosessuali. Quelli omosessuali di sinistra, politicizzati, vengono a fare una manifestazione a Venezia, la facciano. Io sicuramente non la promuovo, non ho nessun motivo, non ho potere di vietarla. Se è una manifestazione di protesta, la faccio, non ho capito che protestano di cosa. Se la regola è che vogliono l'utero in affitto, lo dicano pubblicamente, ma questo non c'entra niente con la scelta omosessuale, perché l'idea dell'utero in affitto è anche di coppie che non possono avere figli, che stanno pensando di averlo con questa cosa. Per cui è una questione di assoluta attualità e io su questo non tornerò indietro. Ma non è che sto impedendo qualcosa a qualcuno, sto sinceramente dicendo quello che penso io, e sono una persona libera e sono libero di pensarla così, e credo di avere anche ragione, pensate un po'.